padre. Non ne sappiamo nulla. Ecco qua gli altri. Dio mio, non gli dia retta, eccellenza, per favore. Da un po' di tempo mio padre è come impazzito. Perché non lavora più da un anno, capisce? L'hanno cacciato via, l'hanno gettato in mezzo alla strada. Lo evitano tutti perché dicono che porta sfortuna, che è un jettatore. E così si è querelato contro il figlio del sindaco e l'assessore Fazio. Ma è pazzo, per carità, eccellenza, gliela faccia ritirare quella querela, per favore. Ma certo, è per questo che l'ho fatto chiamare. Spero di riuscirci, ma lo sapete che è più facile fare il male che il bene. Questo vale anche per lei, eccellenza. Sì, anche per me. Perché il male, mia cara, si può fare a tutti, ma il bene solo a chi ne ha bisogno. Mio padre non ne avrebbe bisogno. Ah, ma certo! È che il bisogno di far del bene rende spesso così nemici con loro che si vorrebbero beneficare, che il beneficio diventa difficilissimo, capite? Veramente no, ma faccia di tutto, eccellenza. Per noi altri non c'è più bene, non c'è più pace in questo paese. E non potreste andar via? E dove? Ah, Vossignoria non lo sa com'è. Ce la portiamo appresso la cattiva fama, dovunque andiamo. Nonna si leva più, neppure col coltello. Ah, se vedesse mio padre, come si è ridotto! Si è lasciato crescere una barba. Una barbaccia che pare un gufo. E poi si è tagliato e cucito da sé un certo abito che farà anche fuggire i cani. E poi porta con sé un sacco di cianfrusaglie. Eccellenza, gli hanno fatto perdere il cervello. Gliela faccia ritirare quella querela, per favore! Avanti! Eccellenza! È arrivato lui! Mio padre è già qui! Sì! Dio mio, non mi faccia trovare qua, eccellenza, per favore! Ma perché vi mangia se vi trova qua? No, ma non vuole che usciamo di casa. Dove mi nascondo? Venite, andatevi là, in fondo, al corridoio, troverete un'altra uscita. Grazie, serva sua. Vittorio! Introducetelo. Introducetevi. Ma come siete conciato? Vergognatevi! Lei dunque non ci crede, eh? Ma fatemi un piacere, caro Chiacchiero. Sedete. Non si avvicini se ne guardi bene. Vuol perdere la vista degli occhi? Mi ho mandato a chiamare per il vostro bene. Là c'è una sedia. Sedete, sedete. Per il mio bene. E lei, eccellenza, pensa di fare il mio bene dicendo che non ci crede alla iettatura? Volete che vi dica che ci credo? Lei ci devi credere sul serio, sul serio! Ma non solo, devi anche dimostrarlo istruendo il processo. Oh, questo sarà un po' difficile. E allora me ne vado! E via! Restate, non fate storie! Io storie? Non mi provochi, se no farà brutta esperienza. Tocchi, tocchi ferro! Ma io non tocco niente! Le conviene toccare, sono terribile, sa? Basta Chiacchiaro, sedete! Vi ho fatto chiamare per dimostrarvi che se continuate per questa strada, finirete male! Ma io sono con le spalle al muro, in un vicolo cieco, eccellenza. Ma non mi sembra un po' contraddittorio accusare due persone per diffamazione perché vi credono jettatore e presentarvi qui da me vestito da jettatore, pretendendo tra l'altro che io creda alla vostra jettatura? Ma non è affatto contraddittorio, è lei che non capisce niente. Ma se continua per questa strada,
la potrò contare fra i miei nemici? Io? Lei sì. Ma dico un po', sa che il figlio del sindaco ha chiesto di farsi difendere dall'avvocato Rorecchio? Sì, lo so. E lo sa che io, Rosario Chiarchero, io stesso ho fornito all'avvocato Rorecchio tutte le prove dei fatti spaventosi su cui è edificato incrollabilmente la mia fama di iettatore? Come? Voi siete andato a darle prove all'avvocato avversario? Sì, sì. Vi confesso che capisco anche meno di prima. Meno? Ma lei non capisce proprio niente. Gentile, ma perché l'avete fatto? Per rendere più sicura la soluzione di quei due? Allora, perché cavolo vi siete querelato? Questa domanda è la prova che lei non capisce niente! Io mi sono querelato perché voglio il riconoscimento ufficiale delle mie terribili capacità! Voglio che sia ufficialmente riconosciuta questa mia potenza di iettatore! Che ormai l'unico mio capitale, eccellenza. Ah, povero Chiarchero, povero Chiarchero mio, unico vostro capitale. E che te ne fai di questo capitale? Come che me ne faccio? Ma lei, per esercitare la professione di giudice, anche se lei esercita come lei esercita, non ha dovuto prendere la laurea, che è una specie di patente? Sì, la laurea. Ecco, e anch'io voglio ottenere la patente di iettatore, con tanto di bollo, iettatore patentato dal Regio Tribunale. Madonna Santa! E voi, che te ne farai? Che me ne farò? Ma i giudici sono tutti così acuti? Me lo metterò come titolo nei biglietti da visita. Nei biglietti da visita? Le pare poco. La patente sarà la mia professione. Io sono un povero padre di famiglia. Lavoravo onestamente. Mi hanno cacciato via perché iettatore. In mezzo alla strada, con la moglie paralitica. E con due brave ragazze che nessuno vorrà sposare, perché figlie mie, capisce? E lo sa di che campiamo adesso? Del pane che si leva di bocca a mio figlio, che ha moglie, suocera e 8 bambine! Eccellenza, non mi resta che a fare la professione di iettatore, capisce? Ma che ci guadagnereste? Lei si ostina a non crederci, ma per fortuna ci credono gli altri, tutti ci credono! E questa è la mia fortuna. Ma insomma, che cosa fareste? Cosa farei? Intanto mi vede vestito così. Ah. Faccio paura. Questa barba, questo occhiale. Appena lei mi dà la patente, entri in campo. Ci sono tanti casinò. Basterà che io mi presenti, tutti mi pagheranno sotto mano per allontanarmi. Mi metterò a ronzare come un moscone attorno ai negozi. Qua c'è un gioielliere, mi piazzo davanti alla vetrina e guardo la gente così! E voglio vedere chi entra in quella gioielleria. Verrà fuori il padrone e mi darà soldi per farmi smammare e mandarmi davanti alla bottega del suo rivale in fondo alla strada, capisce? Sarà una specie di tassa che io esigerò. Sì, la tassa dell'ignoranza. Dell'ignoranza? Ma no! La tassa della salute! Perché io ho mangiato così tanto aglio che penso veramente di riuscire a fare crollare una città intera con il potere di questi miei occhi! Ma perché sta lì come una statua di sale? Ha preso paura?
Ma no! E allora istruisca il processo.